Ragazzi, bentornati su Pit Stop Italia. Oggi nuovo video, riproviamo un 100-200, però stavolta sulla Fiesta RS Turbo, che avete già visto in un video precedente che vi lascio qua su in descrizione. Quindi andiamo a vedere un po' che cosa riesce a fare come numeri. 230 cavalli su un'auto molto leggera. L'avete sentita accesa? Andiamo a provarla. Ragazzi, buongiorno da Pit e da Sergio, che l'avete già conosciuto nei video, ve l'ho detto, ve l'ho lasciato in descrizione, andatelo a vedere sia per la Fiesta RS Turbo che per la Escort RS Cosworth. Fordista puro. Fordista puro, sì. Adesso scaldiamo un po' la macchinina, poi andiamo a vedere il 100-200, se riusciamo anche un 60-160, vediamo che cosa combina. Sono 230 cavalli, come detto, più leggera della Escort, sì, sì, quindi vediamo un po' che cosa esce fuori di interessante. Ragazzi, ovviamente adesso andremo in Germania per provare la macchina, quindi ci vediamo quando siamo in Germania. Eccoci in Germania, ragazzi! Mi ero dimenticato com'era stare su questa macchina, mamma mia. Sì, è un po' imbizzarrita, Mi sembra addirittura più incazzata della Escort, onestamente. Non vorrei dire, ma potrebbe fare un risultato anche migliore. Ok. Stiamo per entrare in autobahn, siamo al primo lancio e vediamo un po' che cosa esce fuori. Dovremmo purtroppo mettere la quinta per arrivare a 200, quindi perderà un po' di tempo per fare il quarta quinta. Poi ricordiamolo, siamo sempre in due nei test, quindi comunque ci sono i miei 80 kg in più sempre come peso. Risultato, ragazzi, molto interessante sul fiestino. 100-200 del fiestino, 16,66, praticamente uguale a Escort. Mamma mia, vi lascio il grafico qua così potete vedere tutto. È stato veramente un ottimo lancio. È interessante anche vedere i 60-160, perché ci ha messo 11 secondi e 44. Ragazzi, questa macchinina si difende davvero bene. Parlando sempre di auto, ragazzi, vi rubo ancora 30 secondi per parlarvi di GoingRent, l'agenzia noleggio per cui lavoro. Trattiamo auto di tutte le marche e ovviamente di tutti i segmenti, dalla più piccolina per la città fino ai SUV per i grandi viaggi. Se avete piacere di approfondire il mondo del noleggio a lungo termine, vi lascio la mia mail personale giuseppe.serra@goingrent.it. E vi allego anche il link del sito, così potete guardare alcune delle offerte che proponiamo. Abbiamo tutti i mezzi per soddisfare le vostre esigenze. I costi sono quelli scritti, non c'è niente di nascosto, è tutto molto cristallino e mi raccomando, se siete interessati scrivetemi una mail e ora continuiamo con il nostro video. Ragazzi, anche per oggi tutto, il video è finito, questi sono i dati della macchinina, è stata veramente interessante, soprattutto mi ha stupito perché ha tenuto praticamente gli stessi numeri dell'Escort Cosworth con circa 150 cavalli in più. Sì. L'erogazione di questa turbina, di questo motore e la sua leggerezza ha fatto sì che i dati fossero molto simili. Ovviamente l'aerodinamica è favorita su questa. Beh, chiaro, sì. E niente, ci vediamo il prossimo lunedì.